L'utilizzo di strumenti acustici come l'ecoscandaglio multifascio e il chirp sonar consente di ottenere informazioni dettagliate sulla batimetria e sui sedimenti, dalla fascia costiera fino alle pianure abissali. Ma a bordo di una nave oceanografica, quali tipi di strumenti si usano? La nave è stata presa dai precedenti proprietari senza strumenti e gli strumenti sono stati installati dall'OGS. La strumentazione acustica è fondamentale per una nave da ricerca scientifica. Nel caso della Laura Bassi sono state installate nel 2021 come pacchetto di strumenti Cosberg più sismica multicanale. Il tutto ha richiesto un'operazione di refitting della nave molto importante. È stato creato, rimossa una porzione di chiglia pari a 70 metri quadri circa per l'installazione dei trasduttori acustici. Nel caso del multibeam, che sarebbe l'ecoscandaglio multifascio che ci permette di acquisire batimetria, le dimensioni sono di circa 7 metri. Quindi dimensioni importanti di questa strumentazione e spiega il motivo per cui per acquisire dati batimetrici servono navi di grandi dimensioni. Bene, tutto chiaro. Ma se volessimo riassumere, che tipo di strumenti sono? Sono strumenti acustici che servono tutti, cioè che sfruttano tutti, diciamo, lo stesso principio, quello di emettere degli impulsi acustici in mare e di ascoltarne la risposta. Chiaramente gli impulsi immessi sono diversi a seconda dello strumento e lo scopo può essere diverso a seconda dello strumento. Ma come viene programmato il lavoro a bordo della nave per utilizzare questi strumenti? Questa è la postazione del navigatore che coordina la campagna. Assieme al ponte e al responsabile scientifico, inserendo i punti in una mappa condivisa e quindi collabora alla pianificazione della campagna. Le procedure che si seguono sono quelle quindi di sentire i vari PI, principal investigator, recuperare le informazioni e cercare di costruire una sorta di progressione temporale e spaziale da seguire in pianta.